Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giuoco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, giovedì 3 giugno 2021. In apertura, gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 186 su 8.873 test, di cui 7.070 tamponi molecolari e 1.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 2,10%, che corrisponde al 5,1% sulle prime diagnosi, dati in crescita rispetto ai giorni scorsi. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 18. All'ospedale Misericordia ci sono 29 persone ricoverate, sono 20 nel reparto di degenza Covid e 9 in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 46.238 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 83.739 le prime dosi somministrate. In totale, in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 2.195.716 dosi. Voltiamo pagina adesso alla cronaca. Lo fermano per strada i carabinieri, cerca di andarsene velocemente e scattano i controlli. I militari lo hanno trovato in possesso di cocaina. In seguito gli uomini dell'arma hanno trovato altra cocaina nascosta nel bagno della casa dell'uomo. Tutto è successo a Sorano. Maremma in diretta, stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook del Giuoco.net, una nuova puntata dedicata a Sensoria Baby, un progetto innovativo nato da una startup americana con l'anima maremmana. Ospiti della puntata Kevin Furnari e Davide Viganò. Per questa edizione del podcast è tutto, vi ricordiamo di seguire tutte le notizie del nostro quotidiano su www.ilgiunco.net e potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@ilgiunco.net o al canale WhatsApp 334 5212 000 per ilgiunco.net, Daniele Reale.